ciao, Alessio Cocchi di Tempoli.it, ben arrivato a Empoli. Senti, parto dalla trattativa, perché a volte noi quando parliamo di calciomercato ci sono alcuni nomi che per mesi chiacchieriamo perché poi possono arrivare o meno. Tu in 48 ore nominato ed arrivato, ecco, voglio capire se veramente è stata una trattativa così lampo, così flash, o c'è stato invece un lavoro pregresso sotto traccia. No, è stata così veramente, nel senso che stavo valutando io e comunque il mio agente e la mia famiglia anche, soprattutto, di comunque a Parma avevo poco spazio, nonostante fosse casa mia, perché io sono nativo di un paesino in provincia di Parma, e col fatto che comunque io mi sento ancora di dare tanto al calcio, abbiamo deciso di trovare una soluzione giusta per poter continuare a giocare magari con più continuità. E appena c'è stata l'occasione, appena è venuto fuori il nome dell'Empoli, io non ci ho pensato neanche 48 ore, ci ho pensato ancora meno, per cui sì, è stato tutto molto veloce senza neanche pensarci. Infatti proprio questo ci ha detto anche l'allenatore, no? Una cosa che ci hanno un po' detto tutti in questi giorni è che tu hai accettato subito con entusiasmo e ha colpito anche, no, l'entusiasmo. Ti chiedo se anche i tuoi compagni che ritrovi qua, come Desi, Stula, che hanno avuto un ruolo, magari li hai sentiti, e cosa ti aspetti ora ovviamente da questa avventura con l'Empoli? Beh sì, diciamo che appena era uscita, diciamo, la notizia, Jacopo, Desi, con cui ho un rapporto di amicizia che va al di là del calcio, ci siamo scambiati qualche messaggio, però non è servito neanche più di tanto, nel senso che avrei accettato pure se mi diceva no, guarda, lascia perdere e perché comunque so la piazza che è Empoli, so che nel corso degli ultimi anni comunque è sempre stata una squadra che sia in Serie A che in Serie B ha sempre fatto bene, per cui non c'era bisogno di ulteriori convincimenti da parte di nessuno, e sono felicissimo di essere qui, di poter dare il mio contributo a questa squadra per poter fare qualcosa di importante, e basta. Io vengo con tantissimo entusiasmo, perché c'ho voglia di giocare, di far bene, di mettermi a disposizione dei miei compagni, del mister, di tutti, per cui sono ultra felice. Ciao Alessandro Vittinesi, Tirreno. Torno un po' sulla trattativa, in realtà sulla parte finale della scorsa stagione, perché hai trovato continuità, anche spazio, avevi segnato il tuo primo gol in Serie A, se non vado errato, nella tua Parma. Sì. Cosa è successo tra la fine del campionato e la trattativa che poi Lampo ti ha portato a Empoli? Cioè, cos'è che ti ha fatto capire che forse non avessi trovato più spazio in mercato, a serie di situazioni, un'offerta migliore che magari può essere quella dell'Empoli? Cos'è che poi ha fatto passare dal fatto che stavi giocando nella seconda parte con continuità a comunque scendere poi di categoria, anche se è una piazza importante come Empoli? No, ci sono scelte, non sono solo scelte mie, sicuramente, perché io sarei un ipocrita a dirti che ho voluto andare via da casa mia. Io ero a casa e direi una bugia, e ci sono anche scelte da parte magari anche della società che magari vuole fare scelte tecniche diverse da me, e io ho dovuto accettarlo, perché comunque il calcio è fatto anche così. Ci sono magari delle scelte da fare a malincuore, ma a malincuore perché io ho lasciato casa e sono venuto qua, non nel senso che reputo Empoli una piazza inferiore a Parma, assolutamente, anzi, come ho detto prima, Empoli per me quando venivo qui a giocare da avversario ho sempre sofferto, per cui ha sempre giocato un bel calcio, e per cui sono contento. Il passato è passato, ora penso adesso a dare tutto me stesso per l'Empoli e per i miei compagni, il mister. All'occorrenza, quale altro ruolo potresti ricoprire? Ma io a livello tecnico nella mia carriera ho ricoperto, diciamo, più ruoli. Ho fatto sia il terzino destro, ho fatto alcune volte anche a sinistra,
ho fatto il quinto in una difesa 3, parlo di 3-5-2, ho fatto a volte anche il centrale, diciamo che ho ricoperto più ruoli, però diciamo il mio ruolo naturale è quello di terzino destro. Senti, mi è piaciuto molto il concetto di ho ancora tanto da dare al calcio. Ti chiedo in che fase sei della tua carriera? Sei un classe 85, hai tantissima esperienza, tanto Ascoli, tantissimo Sassuolo, hai giocato a grandissimi livelli. A che punto sei adesso? Sto bene, e mi sento bene, per quello ti ho detto prima che ho ancora tanto da dare, nel senso che comunque toccandomi non ho avuto infortuni gravi durante la mia carriera, per cui a parte qualche acciacchino muscolare che però fa parte diciamo del gioco di tutti i calciatori, penso, per cui, ma poi penso sia una componente fondamentale la mentalità oltre al fisico. Io ti giuro, sono dal punto di vista mentale mi sento un ragazzino, nel senso mi piace ancora giocare a calcio, mi piace venire al campo ad allenarmi, a vedere i miei compagni, a vivere lo spogliatoio, per cui non avrebbe senso stare in un posto dove magari queste cose non le posso tirar fuori, per cui sono qui e veramente molto felice. Non so se immagino l'avevi visto, ma sì, in panchina la partita e sei entrato in finale, quindi che tipo di inizio è stato per voi? Gara difficile, sofferta, ma questa è la Serie B, abbiamo visto anche altre partite, insomma anche ieri sera, che tipo di campionato ti aspetti? Ma per quanto riguarda la partita, a mio parere abbiamo per lunghi tratti dominato la partita, sia sotto il punto di vista del possesso, sotto il punto di vista tecnico, e abbiamo secondo me raccolto anche meno di quello che la partita aveva offerto. E per quanto riguarda il campionato di Serie B è lunghissimo, difficilissimo, ci sono tante squadre che puntano diciamo al massimo, alla promozione, per cui è ancora presto per trarre delle conclusioni. Siamo partiti col piede giusto perché abbiamo portato a casa 3 punti ed è questa la cosa secondo me più importante, perché partire bene, come si dice, chi parte bene a metà dell'opera, e speriamo sia così veramente. E ora probabilmente in questa rosa ti giochi in questo momento una maglia da titolare con Veseli, ci sono voci di mercato che probabilmente non ti riguardano, non ti interessano, ma il fatto di poter trovare continuità è uno dei discorsi che è venuto fuori con la società, cioè non ti hanno offerto chiaramente una maglia titolare che dovrai conquistare come tutti i tuoi compagni di squadra, ma probabilmente ti sei calato in questa realtà anche con la voglia di trovare più spazio. Ecco, il 4-3-1-2 è un modo nel quale hai già giocato, perché Bucchi ha proposto questo, comunque per ora ti ci sei già adattato, nei primi allenamenti hai avuto delle novità, delle indicazioni in merito tattiche da lui. Sì, allora per quanto riguarda il fatto lì della titolarità, è l'ultimo dei miei pensieri assolutamente, ci mancherebbe altro. Uno deve sempre mettersi a disposizione dei compagni, del mister, e basta, cioè secondo me il professionismo è anche questo. È normale che secondo me la concorrenza fa bene a tutti, sia a te stesso sia ai tuoi compagni, perché comunque rende la qualità degli allenamenti maggiore. Per quanto riguarda il modulo, sì, ho già giocato, a parte che conosco il mister perché già l'ho avuto a Sassuolo per poco tempo purtroppo, e per cui conosco i suoi metodi di lavoro, del suo staff, sono a disposizione, abbiamo già fatto una chiacchierata il giorno che sono arrivato, ma è stata una rinfrescata, un ripasso, perché comunque, come ho detto, già lo conoscevo. Senti, una curiosità di carattere mentale, visto che tu hai fatto giustamente accenno alla mentalità, che è un fattore importantissimo insomma in questo sport, in questo lavoro. Tu non giochi la Serie B dal 2013, quando il Sassuolo di fatto è stato promosso in Serie A, sei un lusso per questa categoria, quando ha saputo il tuo nome, insomma
ho esultato, non te lo nascondo. Ecco, mentalmente come ci si riapproccia dopo tanti anni, essendo un calciatore che può fare la Serie A, perché so che qualcuno in Serie A ti stava ancora cercando, come si approccia a questa categoria, tra virgolette, inferiore? Ma intanto la B l'ho fatta anche un anno fa col Parma. Ero tornato da Sassuolo, ero andato a Parma e abbiamo vinto il campionato, tra l'altro con l'Empoli. E ci si approccia con la stessa mentalità, nel senso, categoria sulla carta, cioè dal punto di vista mentale cambia poco l'approccio, nel senso che comunque anche il campionato di Serie B nasconde molte insidie, ci sono squadre diverse, ci sono metodi di gioco diversi, magari c'è più cattiveria, più intensità. In Serie A magari c'è certamente più qualità e più spazio magari per pensare alla giocata, però dal punto di vista mentale penso sia le categorie si equivalgono, bisogna cercare di stare sul pezzo, anzi ancora maggiormente, perché te l'ho detto, è un campionato lungo e se si vuole portare a casa il massimo devi stare sul pezzo tutte le partite.